Come ti chiami? Tommaso. Martina. Mi chiamo Sara. Mi chiamo Fabrizio. Mi chiamo Emanuele. Riccardo. Da quanto vivi in Scozia? Da 2 anni e un paio di mesi. Quasi 4 anni. Da poco più di un anno. Il 6 settembre saranno 2 anni. Vivo in Scozia ormai da 13 mesi. Sono venuto per studiare. Sono stato da settembre 2015 a maggio dell'estate dell'anno scorso a Glasgow, dove ho studiato business all'università di Strathclyde. Mentre ero lì ho anche fatto un lavoro part time in una discoteca per un annetto, questa discoteca che poi ha chiuso. Invece gli ultimi 11 mesi, quasi 12, sono stato qui a Edimburgo, dove ho fatto un master all'università di Edimburgo in carbon management, cambiamenti climatici, sostenibilità, bello, queste cose qua. E qui a Edimburgo non ho lavorato, ho solo studiato. Faccio da manager negli ostelli solitamente, perlomeno questo è quello che ho fatto negli ultimi anni in giro per il mondo. E a Sky si trattava di essere assistente, quindi finite le mie 7-8 ore avevo tempo per me. In inverno a Sky si trova io? Sì, è sorprendentemente piena anche in inverno, non ai livelli estivi che non trovi niente neanche se preghi in cinese, ma... esatto, però noi eravamo nei momenti clou, quindi Natale, Capodanno, qualche festività pieni, poi negli altri... Parliamo di Portree? Vicino, a Uig, che è appena sopra Portree. Un villaggio? Sì, è un villaggio dove ci si partono i traghetti per andare nelle altre isole. Allora, il primo lavoro che ho fatto è stato quello di lavorare come dipendente in un negozio di kilt, uno dei tanti negozi di kilt che troverete per tutta la città. Quindi vendevo souvenir, kilt, portachiavi e vari gadget, eccetera, soprattutto per i turisti, negozi turistici. Dopodiché ho lavorato per Subway e mi sono trovato comunque molto meglio. Subway, una ventina di minuti, 15 minuti col pullman dal centro città. Bella esperienza, bel lavoro, fra i due mi è piaciuto molto di più Subway. Prima volta in Scozia? Sì. Perché scelsi la Scozia? Allora, tornavo da un anno tosto in Asia, in Sri Lanka per l'esattezza, avevo bisogno prima di tutto di un posto con l'inverno. Mancava l'inverno, serviva gente con esperienza nel mondo turistico che sapesse fare da manager, e così mi sono ritrovata qua. Ed è stato uno dei pochi paesi che mi ha sussurrato all'orecchio: rimani, finiti i mesi. Quanti altri paesi? Ho vissuto in Croazia, Lituania, Sri Lanka e Scozia. E nessuno di questi paesi ti ha mai trattenuto per tanto tempo? La Lituania è stato il paese dove ci ho fatto un pensiero, ma se non sai la lingua o è difficile. Non è la Gran Bretagna dove finisci il lavoro e ne trovi un altro. La Lituania è molto più simile a noi. Finisci il lavoro e te ne serve il tempo per trovarti un altro, e lo stipendio è molto più basso di uno medio italiano. Quindi. Ho cominciato facendo l'host, che è qualcosa tra la segretaria, però in un ristorante, quindi praticamente io accompagnavo la gente al tavolo e soprattutto prendevo tanti, non so, prenotazioni, appuntamenti. E poi ho fatto la cameriera, ho lavorato in un bar, ho lavorato in dei negozi. Ho scelto la Scozia perché era un paese che mi ha sempre colpito, che amavo moltissimo, che ho visitato come turista ben 3 volte e sono rimasto colpito dal suo fascino. Inoltre c'è anche il vantaggio che avevo una discreta conoscenza base della lingua inglese e pertanto ho optato per una nazione sì vicina all'Italia, ma che mi permettesse di parlare in inglese. Mi sarebbe piaciuto anche andare altrove, però comunque l'Inghilterra l'ho scartata perché non mi piace, cioè non mi piace la vita caotica di Londra, non mi piace comunque in generale le città inglesi che a mio parere non sono così belle come quelle scozzesi.
Ok, ma oltre alla Scozia, il piano B qual era? Il piano B poteva essere la Nuova Zelanda, il Canada, anzi più che altro il Canada. E il problema è proprio rappresentato dalla distanza che è stato un problema per me. E volevo provare. Allora, perché scelsi la Scozia? Scelsi la Scozia perché tantissimi me ne avevano parlato bene, è una meta che non tutti scelgono perché tutti sono fissati con Londra, l'Australia, eccetera. Io scelsi la Scozia anche perché avevo un amico che mi disse: guarda, il posto è molto bello, il lavoro si trova facilmente, se vuoi vieni da me, poi valuti. Che impressione mi ha fatto la Scozia? È strano, è stato molto strano perché mi sono sentito un estraneo, quasi un po' come direi come gli immigrati che ci stanno in Italia. Mi sono sentito i primi giorni veramente un immigrato. Ho scelto la Scozia perché pensavo di non avere altre possibilità, che insomma. Ho scoperto che tu vivi in Scozia, quindi Sì. all'inizio in realtà, proprio all'inizio volevo andare in Australia, poi ho cambiato, c'è stata la Brexit, o quantomeno il voto per la Brexit, e stupidamente insomma ho pensato che non ci fossero più possibilità di andare in Inghilterra, perché dovevo andare lì anche, a Nottingham. Poi ho pensato all'Irlanda, alla fine insomma conoscendo te sono qui in Scozia. Io ho frequentato il quarto anno di liceo negli Stati Uniti e Ah. quindi durante il quinto anno sapevo di voler studiare all'estero in inglese e di non stare a casa. In Scozia, per gli studenti dell'undergrad e della triennale, gli studenti europei non pagano le tasse universitarie. Non lo so, hanno detto che ancora quest'anno non cambierà, poi boh, non lo so. Quindi avevo messo nell'application per UCAS, dove si possono mettere 5 università, avevo messo Strathclyde, Edinburgh e Heriot Watt, che sono qua ad Edimburgo, poi ho messo Leeds e Loughborough in Inghilterra. Però e poi quando mi hanno fatto sapere i voti ho messo come prima preferenza Strathclyde perché ero sicuro di voler venire in Scozia apposta per non pagare le tasse. E per questo, però comunque Strathclyde è una buona università per business e anche per questo l'avevo scelta. Studiare business non mi è piaciuto per niente dal punto di vista di ciò che rappresenta per la società e poi è noiosissimo, per niente stimolante dal punto di vista intellettuale. E volevo studiare qualcosa di diverso che mi piacesse e cercando vari master in realtà in giro per l'Europa che avessero a che fare con l'ambiente, ho trovato questo master qui all'Università di Edimburgo che è uno dei master più vecchi al mondo in carbon management, cioè più vecchi. Uno dei primi master al mondo in carbon management è stato 10 anni fa e ho fatto la domanda e sono stato contentissimo di essere stato preso e contentissimo di averlo fatto. I miei compagni di corso, i miei professori, delle persone fantastiche. Il momento più brutto che hai passato qui. Il momento più brutto che Prenditi il ho tempo. passato qui. Natale. Natale. È stato un brutto periodo per me. Perché per un paio di motivi. Il primo è che comunque sono nato a dicembre, sono nato proprio a ridosso il Natale, il 24, e per me il Natale ha importanza, una valenza doppia, duplice. E non poter passare sia un periodo che a mio avviso è molto bello, con la mia famiglia e con i miei amici, sia non poter festeggiare il mio compleanno che avviene nello stesso periodo con la mia famiglia, i miei amici, è stata molto dura. È stata molto dura perché ho anche deciso di lavorare, quindi il periodo natalizio, diciamo, tolti quei 2 giorni di libertà, ho dovuto lavorare tutto il tempo. E diciamo che quella magia che per me rappresenta il Natale non c'è stata. Certo che non è una magia intesa come quella di un bambino, però anche a 35 anni si può in qualche modo godersi delle cose. Per me il Natale è importante, è stato il periodo più duro. Tutto qua. Ah, interessante. A dire la verità, non ho passato un momento brutto.
Sono stata molto fortunata perché ho trovato subito altri italiani o altri stranieri che mi hanno accolto, che mi hanno fatto sentire a casa, eccetera. Sei venuta qui con una conoscenza? No, non conoscevo nessuno quando sono arrivata qua. Hai vissuto a Edimburgo? Sì, vivevo prima nella zona più da stranieri che era Leith, poi sono andata nelle Highlands e poi sono tornata qua. Quattro mesi dopo il mio arrivo, diciamo che era piuttosto difficile trovare lavoro in quel periodo. In genere, cioè non è difficile trovare lavoro. Era diciamo tra gennaio e marzo, quindi è un periodo diciamo non brutto perché comunque si trova lavoro, però è difficile, un po' più difficile perché è subito dopo le vacanze di Natale. Sì. E prima del periodo pasquale, quindi è un periodo dove sia i ristoranti che i negozi non cercano molto staff. E diciamo che mi hanno spinta a dare il notice, che sarebbe dire le dimissioni. Sì. Qual è stato il mio momento più brutto? Il mio momento più brutto è stato senz'altro il discorso lingua, perché secondo me anche se hai studiato la lingua eccetera, quando ti confronti tutti i giorni con persone che ti parlano un'altra lingua non è facile. Quello è stato uno dei momenti brutti. Sapevo che era una cosa passeggera, però è stata dura i primi mesi, ma secondo me il primo anno comunque sia un po' duro per tutti, perché è il tempo minimo per sbloccarsi. Anzi, ci sono persone che si sbloccano addirittura dopo tanti anni. Grazie a Dio mi sono sbloccato dopo pochi mesi. Ci sono stati momenti brutti. Il momento più brutto credo quando ho realizzato di essere infelice al lavoro, perché insomma ho cambiato un po' di compagnie, e quella per cui attualmente ancora lavoro è una compagnia indiana, Sikh, quindi le persone con i turbanti, e almeno questa famiglia qui per cui lavoro insomma sono molto molto dominanti e molto aggressive, quindi diciamo la mia felicità è scomparsa a un certo punto e me ne sono reso conto. Forse quello è stato il momento più brutto. Il momento più brutto che hai passato qui? Probabilmente l'inizio del terzo anno di università, quindi l'autunno del 2017. Ero molto disilluso con il mio corso, appunto stavo studiando business, non volevo finire, pure se in realtà mancavano pochi mesi, non riuscivo a studiare, avevo proprio un rigetto assoluto di quello che facevo all'università, e ho pensato adesso mollo tutto, torno a casa. Però poi alla fine con i miei amici e con i miei genitori ho parlato, mi hanno spiegato, cioè non aveva senso, me ne sarei solo pentito, e allora ho cercato di trovarmi già cosa fare dopo, cioè cominciare ad avere una prospettiva futura per avere una motivazione per finire la triennale senza mollare prima. E sono anche tornato a casa per un po' quell'autunno, perché avevo bisogno di staccare proprio, non con la Scozia, ma con quello che stavo studiando. Con la Scozia in generale è un momento brutto? No, con la Scozia no. Il periodo più bello? Periodo più bello sono stati le prime due settimane, quando sono arrivato, perché praticamente c'era tutta l'eccitazione della novità, dell'arrivare, ero tutto contento. Andavo in giro per cercare lavoro, iniziavo ad ambientarmi, a capire le prime usanze, le risate che mi sono fatto in tante situazioni, i posti che ho visitato, perché praticamente se si considera tutte le visite che ho fatto in Scozia, la maggior parte di esse sono concentrate nei primi 15 giorni in cui sono stato qui. Però anche poi, anche dopo aver iniziato a lavorare, ecco, ci tengo a precisare, 15 giorni, perché poi ho iniziato a lavorare in 15 giorni, e anche se poi ho continuato ad avere la mia possibilità di esplorare, guardare, vedere moltissimi luoghi, però il periodo più felice effettivamente è stato il primo periodo che sono arrivato qui. Poi la situazione si è iniziata a stabilizzare, siamo passati da una modalità turista a modalità locals, è così come si dice. Direi Sky. Sky? Sì, nelle Highlands, perché è una zona molto tranquilla,
e quindi ti metti in gioco più su un piano personale che su un piano lavorativo, proprio con gli spazi, cioè sono spazi abbastanza desolati, però hai tempo di fare quello che in città non hai tempo di fare. Pensi a te stesso, leggi un libro o coltivi i tuoi hobby. Mi è piaciuto molto. Il momento più bello quando poi ho trovato un lavoro come cameriera in un, tra l'altro in un bel posto che mi ha dato, dove ho imparato un sacco di cose connesse al mondo dell'hospitality e contemporaneamente anche dal punto di vista personale sentivo che c'era un ritorno e una conferma da parte del mio partner, insomma che era contento per me e che mi appoggiava anche in scelte che, visto che avevo questa, diciamo, serenità dal punto di vista lavorativo, erano anche scelte di tipo, diciamo, legate ai miei interessi, perché ho cominciato a fare dei corsi che mi hanno motivata molto e infatti io, prima di andare via, prima di accarezzare l'idea di andarmene, io ho accarezzato l'idea di tornare a studiare qui in Scozia. Sì, all'università. Sì, tra l'altro io lo consiglio, se devo essere onesta, come posi. Perché sia per il modo di lavorare, sia per proprio i contenuti che io, il rapporto... Parliamo dell'università, sì. Cioè, diciamo che ho trovato comunque un ambiente molto più, diciamo, come dire, meno macchinoso. Yeah. Facendo un confronto tra l'Italia e la Scozia ho trovato un, bene o male, aiuto costante. Costante. Sono disposti ad aiutarti. Se non possono, cercano comunque di indirizzarti verso qualcuno che può. E da un punto di vista economico cercano di, tra virgolette, alleggerirti quanto più è possibile e per quanto riguarda i contenuti non caricano tanto quello che ti propongono, ti fanno capire che sì, sono essenziali quasi, cioè io penso che se avessi studiato qui avrei avuto molti meno problemi. E io mi sono ritirata, non ho concluso il mio percorso universitario, ma qui sono certa non solo che l'avrei terminato, ma che sarebbe diventato quasi la mia carriera, la mia professione. Momenti belli ne ho avuti tantissimi, per esempio quando vedevo che riuscivo a capire la lingua, che riuscivo a esprimermi con molta più tranquillità e con più velocità, con più sicurezza, eccetera. Quello è stato uno dei tanti momenti belli, oppure semplicemente anche prendere il pullman per arrivare al lavoro, vedere la città, comunque essere di fronte al castello, una cosa unica, o passeggiare per il centro città, o anche nella parte vecchia della città, anche se no quelli erano semplici momenti belli, incontrarsi con gli amici al parco, e tante cose, questi erano fra i miei momenti belli. Ce ne sono vari belli che ricordo con piacere. Allora, quando sono arrivato all'inizio del primo anno, in autunno 2015, a Glasgow. È stato molto molto bello perché era un spaventato Glasgow, la città del crimine. No, guarda, è stato bellissimo perché i primi mesi a Glasgow fino a dicembre c'era l'esperienza nuova, gli amici nuovi, un sacco, facevo parte di varie societies di studenti. Studiavo, perché ancora mi piaceva all'inizio, studiavo, uscivo un sacco di vita sociale. All'inizio del primo anno uscivo abbastanza con i miei coinquilini scozzesi, ma poi a Glasgow ho fatto subito amicizia con un gruppo di italiani, nonostante prima di venire mi fosse ripromesso di non stare intorno ai italiani, per cambiare comunque. In generale Glasgow mi sembra una città più amichevole, dove la gente è più aperta, più facile da approcciare per strada, meno stack up, la puzza sotto il naso in italiano, sì. E in generale più aperta, più disponibile. Il momento più bello che ho passato qui, ci sono stati tanti bei momenti, è difficile dire quale sia il momento più bello, credo. Forse se provo a concentrarmi, il momento più bello potrebbe essere stato quello in cui ho incontrato Shanita, che è la mia ragazza irlandese. Eri venuto per rimanere?
ero venuto per rimanere. All'inizio ero molto convinto di questo. Sono venuto qui molto deluso dal fatto, dal mio paese, sono venuto qui molto deluso da quello che il mio paese mi aveva dato, nonostante mi fossi impegnato tanto. Però poi è subentrata una componente che non si può calcolare. Quindi sì, immaginavo già una permanenza a lungo termine, immaginavo già di andare a vivere sulle Highlands, che è una zona delle... la Scozia che amo particolarmente, però col tempo mi sono reso conto che fondamentalmente ero maturo per poter tornare indietro in Italia con un'altra nuova forma mentale, un nuovo mindset. Guarda, no. Però di sicuro sono, diciamo che me ne sono andata dall'Italia per non tornare, o meglio, sono disposta a tornare in Italia se mi conviene, detta in modo molto brutto, perché non è neanche così, cioè se dovessero invitarmi della serie, cioè dovessi avere delle opportunità in Italia ci tornerei, ma se devo essere onesta non è la mia prima scelta, cioè non sarebbe comunque la mia prima scelta. Sì. Nuova Scozia o un altro posto? Dipende. Siamo in un momento transitorio, quindi dipende veramente, perché e poi ci sono anche da valutare altri fattori, per esempio quello climatico. Io non pensavo che il clima influisse tanto sulla mia personalità, invece io questo inverno l'ho superato proprio pensando e cominciando a pensare di andare in un altro posto. Se devo essere onesta, sì, tornerei in Scozia, perché dal punto di vista accademico offre tanto, è molto versatile e quindi lo farei per quello. È comunque un posto, devo riconoscere, dinamico, non essendo grande come Glasgow o come altre città. Parliamo di Edimburgo. Quindi sicuramente tornerei perché ha qualcosa da offrire. Okay. Non lo sapevo, nel senso che ogni volta che vado in un paese non so se ci rimarrò. Però questo è stato il primo paese dove dopo 6 mesi e verso la fine mi è mancata casa. Dopo 6 mesi? Sì, più o meno sì. Mi è proprio... voglio tornare a casa. Non so perché. Allora, l'idea era principalmente di rimanere ancora qua e studiare qua. Non ha funzionato, ho trovato quello che volevo studiare in Italia, più il fatto che mi mancava casa e poi c'era anche il fatto che mi sono stufata di dare i miei talenti a dei paesi a cui non interessa, fondamentalmente, perché qua rimani uno straniero, non è che sei un cittadino. Per quanto qua hanno bisogno degli stranieri, perché è un fatto noto, non è che non ne hanno bisogno, soprattutto nel mondo turistico, perché hanno bisogno di gente che parli più di una lingua, non sono interessati a capire perché lavoriamo in maniera diversa, perché vediamo le cose in maniere diverse. Faccio un esempio, team internazionale, tutti da culture diverse, che parlano lingue diverse, e non ho mai avuto quella da parte del management, dei capi, quella sensazione che siamo disposti a venirvi incontro, a capire che a volte lavorate in maniera diversa perché culturalmente venite da paesi diversi. Sono molto schematici, ma non solo nell'ambiente turistico, ho potuto parlare con altri italiani e capita più o meno in tutti gli ambienti. Quello è il loro modo di lavoro e io lo rispetto perché io sono un ospite qua, però non ti fai la domanda perché lavoro così, mi vedi subito come... no, non devi farlo così, non... una minaccia quasi. Ti rimettono in riga anche se in realtà non c'è da mettere. Sì, no, anzi, cioè, a volte ti faccio vedere che forse metà del tempo faccio quella cosa lì. Poi passiamo per lazy, l'italiano lazy o lo spagnolo lazy. Onestamente non ero partito con l'idea di rimanerci a lungo termine, perché per vari motivi, io l'avevo scelta comunque come esperienza, come non era la mia meta, però non, proprio in generale non morivo dalla voglia di stabilirmi, per mille motivi, però comunque è stata un'esperienza piacevole. Sono venuto per
Sono muto sì per rimanere assolutamente. Quando vidi la Scozia e soprattutto Edimburgo per la prima volta, non ho pensato bene a aspetti futuri, però sì, la mia idea era quella. Potrei anche tornare in Scozia, mai dire mai. Quindi ora che fai? Torni in Italia? Tornare in Italia è una bella domanda. Potrei andare in Irlanda, potrei tornare in Scozia, perché comunque vorrei dare una seconda possibilità per certi versi alla Scozia. Credo che bisogni andare dove bisogna restare, dove si sente di restare. Certo, il cuore. Adesso, ora come ora, mi sento di dare un taglio, di andare via dalla Scozia, ma potrei ritornare. Sei venuto per rimanere? Giù! Beh, quando mi sono trasferito sapevo che saresti rimasto almeno per i 3 anni dell'università, senza avere prospettive future. Poi, sai, ho cambiato negli anni, durante la triennale ho pensato no, voglio tornare in Italia, voglio rimanere qui, voglio studiare, voglio cercare un lavoro. Però farò delle domande per lavorare in Scozia, magari non subito, però non mi dispiacerebbe tornare. C'è un posto nel quale potrei vedermi vivere in futuro, però forse non subito, forse adesso voglio un po' un cambiamento, voglio stare da qualche altra parte, fare altro, poi potrei tornare, sì, infatti. Beh, adesso torno a Roma, torno a casa dei miei, cercherò lavoro, però senza neanche troppa fretta, mi piacerebbe restare un po' a Roma per staccare, ho bisogno di staccare, fare sport. Una parola scozzese o il gaelico che hai imparato qui? Mai imparate o dimenticate nell'attimo in cui lo imparate. Modi di dire. Ma non è che... No, non ho assimilato quasi niente, anche perché poi ho trovato delle islands culturalmente sono un po' diversi che da qua a Edimburgo, eccetera, quindi sono un po' più paesani, sono countryside, che a me piace, per carità. No, oddio, no. Tra l'altro, hai scozzese il sì? Hai cioè sì. Oh, sì. Quindi gaelico, diciamo, la parte scozzese. E slance? Beh, so dire Alba Gubrat. Beh, oui, però oui, non c'è, non è niente di eccezionale, sì. Ti mancherà la Scozia? Sì, mi mancherà, ma mi mancherà la mia, cioè mi mancherà la contestualizzazione della mia vita in Scozia, cioè le cose che facevo con i miei amici qui e la possibilità di l'indipendenza, che ovviamente a casa avrò di meno, e la natura della Scozia, che è stupenda, è meravigliosa, e mi mancherà anche il fatto che nonostante che qui le persone siano molto più approcciabili, molto più aperte, molto più non espansive, però molto più disponibili a conoscere, a fare amicizia con degli sconosciuti che in Italia, che questo mito che abbiamo in Italia, che nel nord Europa la gente sia fredda, non è per niente vero. Qui le persone sono molto meno fredde, o almeno rispetto a Roma, qui le persone sono molto meno fredde, se la tirano molto di meno, forse anche dovuto alle dimensioni, perché Roma è 6 volte tanto come abitanti, però è anche vero che, ma anche per esempio l'uscire la sera, no? Qui a Edimburgo non mi sento in nessuna soggezione a cominciare a parlare con un gruppo di sconosciuti, al pub, in discoteca, da qualsiasi parte, in fila per un ristorante. A Roma è una cosa che non si può, cioè è un tabù essere espansivi con gli sconosciuti, queste cose qui succedono molto meno perché la gente è molto più chiusa nei propri gruppi e non è amichevole come qua. Mi mancherà, mi mancheranno cose, persone che ho scoperto in Scozia ma che non sono tipicamente scozzesi. Io so già che con me non verrà il mio partner. Verrà qui a lavorare? Sì, per un po'. Poi anche lui è abbastanza stanco, tra virgolette, della Scozia, quindi anche lui andrà via, resterà per la fine dell'anno fiscale,
e poi dopo molto sicuramente andrà, continuerà a stare in Europa, ma ha deciso comunque di lasciare anche lui la Scozia. E mi mancheranno delle abitudini che ho cominciato ad avere qui, e di sicuro non mi mancherà il clima, non mi manche, sto dicendo quello che non mi mancherà, va bene, no, non mi mancherà una sorta di rivalità intrinseca che ho scoperto nel mondo del lavoro, che è sicuramente presente, sì, che è sicuramente presente anche in altri luoghi, ma che qui ho sentito particolarmente forte. Parliamo della scala sociale. Della scala, sia da un punto di vista sociale, quindi gerarchico, esatto, sia da un punto di vista pratico, cioè quindi nel modo di lavorare. E ci sono, cioè, per quanto riguarda le mie esperienze, ho avuto a che fare con persone che erano convinte di saper lavorare meglio di me perché magari avevano cominciato una settimana prima. Ma parliamo di locals? Sì. Presumo un po' sì. Mi mancherà la semplicità di vivere qua. Non è, perché appunto non è casa tua, non pensi a la metà dei problemi che circondano questo paese qua. Quindi tu sei, vieni qua, lavori, hai uno stipendio che ti permette di andare una volta alla settimana fuori a mangiare e quindi tutto il resto passa più o meno in secondo piano. Quindi mi mancherà quello, cioè il non dover pensare a tutti i problemi, ma d'altro canto è una cosa che anche mi dà fastidio, perché se ci sono dei problemi dovresti trovare un modo per risolverli, però questa non è casa mia. La Scozia senz'altro mi mancherà, perché proprio per il fatto, perché si distingue veramente tanto con tantissimi posti, la suggerisco, la città è bellissima, offre tantissimo, tantissimi parchi, tanto verde, questo mancherà. Farsi un giro semplicemente anche in pullman, come ho detto prima, queste sono cose che mancheranno. E per quanto riguarda l'Italia, no, assolutamente non ho intenzione di tornarci, perché una volta uscita dall'Italia ti rendi conto veramente di come sono le persone. Questo non vuol dire che tutto sarà perfetto, ma senza ombra di dubbio ti renderai conto che non esiste solo la mentalità italiana, che tu pensi che sia così dappertutto. Assolutamente no. Ci sono tantissime cose a favore e tantissime cose a sfavore. La sua atmosfera e la sua pace, per certi versi, perché c'è, soprattutto al di fuori della città di Edimburgo, per esempio, anche di Glasgow, credo, la parte della natura è la parte più bella, credo, della Scozia. Si parla delle Highlands, si parla del no, di questi parchi meravigliosi, di queste foreste, di queste montagne, no? Quella credo sia la parte e l'atmosfera che mi manca. Vorrei riportare la cortesia e l'educazione. Sono due componenti di questo paese che mi hanno colpito tantissimo. L'essere cortesi e l'essere educati, che secondo me sono due cose alla base di ogni rapporto umano. Un'altra cosa che riporterei in Italia con me è il risveglio che ho subito anche io, cioè la voglia di cambiare, la voglia di fare, la voglia di migliorarsi. La Scozia dà delle possibilità alle persone affinché esse pensino che esista un futuro. Certo, quando si ha questa idea di finalmente un orizzonte da raggiungere, si guadagna energia e forza, ritorna quella voglia di fare, di creare, di andare avanti. Ecco, questa è una cosa che riporterei in Italia con piacere, e vorrei tanto che molti ragazzi della mia età, anche più giovani di me naturalmente, vivano in questo modo la loro vita, anche se le possibilità non ci vengono date. Però fondamentalmente il mondo è come ce lo creiamo noi, e se non facciamo nulla non possiamo mai cambiarlo. E immagina di dover salutare la Scozia, e questa è la Scozia, quindi io ti devo guardare la camera. Sì. E di mandarle un messaggio del Dio. A chi? A questo paese qua? Beh, ringrazio per aver accolto tutti gli stranieri che vengono qua ogni giorno, che sono tantissimi, me ne rendo conto. D'altro canto, se vi sentite minacciati, non usate questi modi gentili da perbenisti che avete,
perché sono fastidiosi e ci sentiamo male, mi viene da dire, cioè ci fate sentire stranieri molto più di quanto pensate, però per il resto continuate così. Ok, no, in realtà so molto bene cosa dirti, cara, è stato un piacere nel bene e nel male e spero di ritrovarti in condizioni migliori, e anche se spero di non rivederti tanto presto. Ma allora io credo che, ora la butto un po' lì, non è un vero addio, se mai me ne andrò, e ancora non lo so, se mai me ne andrò, e quindi si intende per vivere da qualche altra parte, non è un vero addio alla Scozia, perché alla fine io credo che siamo cittadini del mondo e siamo tutti sotto lo stesso cielo. È un arrivederci. E grazie mille per questi 4 anni, sono stati intensi, sono successo un sacco di cose di cui non mi scorderò e spero di rivederci e di rincontrarci presto. Cheers. Cheers. Cheers pure non è scozzese, però sempre, costantemente. Un messaggio d'addio. Un messaggio d'addio è: cara Scozia, cerca di bere di meno perché ti fa male, cerca di apprezzare e amare di più la tua storia, continua a rimanere con questo clima, perché è il tuo clima, perché sei tu.